Carlo Umberto Ponzo, presidente della Commissione Bilancio della Regione Lazio. È la sua giornata, consigliere? Diciamo che è la mia giornata, nel senso che oggi si approva il rendiconto, ieri è stato licenziato dalla Commissione Bilancio, un atto dovuto, perché è un atto dovuto. Rendiconto di quale anno? Rendiconto 2009, rendiconto 2008. È un atto dovuto perché comunque abbiamo presentato la rendicontazione con un trend positivo per quanto riguarda la forbice sul disavanzo. Credo la dimostrazione anche di una buona amministrazione. Visto. Come si chiude questo rendiconto? Con una perdita, un utile? Come si chiude? Il rendiconto è in equilibrio, non c'è perdita, è in equilibrio. Quello da un punto di vista finanziario. Senta, si approverà pure il bilancio in questa seduta oppure in una successiva? No, il bilancio per la legge 25, per la legge finanziaria della Regione Lazio, si deve approvare dalla Giunta. Dopodiché ci sono due ipotesi: o andare in esercizio provvisorio oppure approvare un bilancio tra virgolette tecnico, con una finanziaria con norme sta molto snelle, e si sta valutando queste due ipotesi. L'elemento certo è che per la legge 25 noi rispetto ai comuni non andiamo in esercizio provvisorio sul bilancio degli anni precedenti, ma eventualmente andremo in esercizio provvisorio sul bilancio adottato in giunta. Si sta ragionando, ci stiamo confrontando a livello istituzionale anche con le forze di minoranza, vedendo qual è il leader condiviso tra le forze di maggioranza e di opposizione. In questi giorni, in queste ore decideremo il da farsi. Passata questo momento ci si prepara per la campagna elettorale. Lei è favorevole alle primarie e quale tipo di coalizione? Ammesso certamente la prima ipotesi è il programma di governo, però la sua ipotesi qual è di coalizione? Dall'UDC fino all'estrema sinistra? Io auspico un'alleanza ampia, un accordo anche con l'UDC, un'alleanza naturalmente su un programma snello, con pochi punti, condiviso, e a quel punto poi se c'è un accordo sul programma, l'individuazione del futuro candidato. Io personalmente sono di quelli che comunque preferisco le primarie. Se però ci fosse una condivisione complessiva da tutte le forze che vogliono comunque partecipare a questa alleanza, non lo vedo come un motivo discriminante, anche se personalmente sarei più favorevole alle primarie, perché comunque un momento di coinvolgimento anche dei cittadini è una scelta così importante. Però ripeto, se c'è una condivisione dell'intera futura alleanza che si presenterà al confronto elettorale col centrodestra e condivide un candidato presidente, andrebbe pure bene anche quello. Senta, cosa ha in mente lei quando pensa al candidato del centro-sinistra della Regione Lazio? Non dico chi ha in mente, anche se sono convinto che qualcuno ha in mente, però che cosa ha in mente, a quale caratteristiche dovrà corrispondere? Io penso che le caratteristiche dovrebbero essere quello di una donna o di un uomo che comunque abbiano esperienza amministrativa, esperienza degli enti locali, una forte formazione politica che riesca a garantire anche il governo dei processi non soltanto amministrativi ma anche il governo dei processi politici, perché comunque la regione è un'assemblea legislativa, e credo che comunque l'eventuale candidato che ha una formazione politica forte possa essere un valore aggiunto. Peccato che Nicola Zingaretti sia presidente della provincia? No, peccato no, perché peccato in modo ironico. No, per fortuna che Nicola Zingaretti, presidente. Ti devo qualche altra cosa. Perché sta dimostrando comunque di amministrare e governare bene. La provincia di Roma obiettivamente è un modello anche di gestione politica e amministrativa. Poi su Nicola, insomma, sono un po' di parte, nel senso sia per rapporti politici che rapporti anche d'amicizia. Per me Nicola è uno dei migliori quadri che abbiamo a livello nazionale, non soltanto regionale. Peccato che è presidente della provincia, ripeto, altrimenti poteva essere un buon candidato o potrebbe essere ugualmente. Ma questo penso sarà un confronto a livello di centrosinistra, però ripeto, Nicola, al di là che sarà candidato o no, comunque una grande risorsa che noi abbiamo, e sicuramente una risorsa che può essere utile per il Partito Democratico ma anche per il centrosinistra. Non mi fare domande che non sono in condizione di rispondere, perché ovviamente non è neanche di mia competenza. C'è una pressione però su Nicola Zingaretti affinché si candida a presidente della provincia, della regione. Cosa non ascolti? C'è una pressione su Nicola Zingaretti affinché si candidi a presidente della regione. Io le notizie le leggo attraverso i giornali. Poi i giornali qualche volta bisogna leggerli fra le righe, però
anche oggi sono usciti i nomi di Gasbada, però per adesso sono notizie che escono fuori dai giornali, non c'è stata nessuna sede politica dove ci si è confrontati. Penso che il segretario regionale convocherà anche un tavolo, anche gli organismi di partito per confrontarsi. Senta Ponzo, il suo elettorato è più prevalentemente nei Castelli Romani, qual è il messaggio nuovo, visto che lei credo si ricandiderà, che vuol mandare ai suoi elettori, a coloro che l'hanno votato o coloro che potrebbero ancora votarlo? Ma il mio elettorato originario, perché anche per il ruolo politico e amministrativo che svolgevo, sicuramente una grossa base 5 anni fa è stata ai Castelli. Credo che però in questi 5 anni, un po' come tutti, con le funzioni e i ruoli che abbiamo svolto, io ho sempre davanti a me la prospettiva comunque di cercare di stare vicino al territorio dell'intera Regione Lazio. Sono stato per 2 anni e mezzo presidente della Commissione Bilancio e ho cercato insomma di seguire con attenzione tutte le varie problematiche dell'intera Regione Lazio. E credo che comunque noi usciamo da 5 anni dove abbiamo ereditato una situazione da un punto di vista finanziario e economico pesantissima, senza ripetere le solite questioni, 10 miliardi, il disavanzo di 2 miliardi l'anno per quanto riguarda la sanità, e credo che abbiamo dimostrato di essere una buona classe di governo, abbiamo portato avanti provvedimenti importanti, abbiamo messo in atto un'operazione di risanamento fondamentale, perché poi senza risanamento non si riescono poi a intervenire a fare investimenti, che abbiamo dimostrato come centrosinistra e come classe di governo, con i miei colleghi consiglieri e assessori, abbiamo dimostrato di essere una buona squadra. Quindi il messaggio nuovo che lei invia è perché dovrebbero votarlo? Per quanto riguarda personalmente, allora, per quanto riguarda il centrosinistra, ci devono votare perché noi dobbiamo riconsegnare alla destra la Regione Lazio. Ci devono votare perché abbiamo fatto, credo, iniziative importanti, abbiamo dimostrato di essere una classe, come detto, di eccellenza. Per quanto riguarda personalmente, credo di essere comunque un consigliere che fa politica al servizio dei cittadini. Ho cercato sempre in questi 4 anni e mezzo di continuare ad avere rapporti molto stretti con i territori. Sono stato a disposizione, credo, di chiunque che mi abbia posto un problema, una situazione, perché per me la politica, ripeto, è stare al servizio dei cittadini. Noi siamo anche dei privilegiati e penso il minimo che possiamo fare è di essere sempre presenti sui territori, il rapporto con le istituzioni, con le amministrazioni, e credo questo, senza falsa modestia, insomma, in questi 4 anni e mezzo di averlo dimostrato. Buon lavoro. Grazie.